Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Io sono Panino La Spina. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua con una nuovissima puntata delle applicazioni. Cioè io vi mostro delle applicazioni così che sono belle da vedere così e ci faccio intrattenimento. Cioè almeno è questo il mio scopo. Prima di cominciare, se vi piace questa serie lasciate sempre un bel like, che sono sempre belli graditi, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cominciamo subito. Allora ragazzi, oggi vi mostro un'applicazione che già dall'icona dice tutto. Cioè io proprio per questa icona l'ho scaricata. Si chiama... aspettate che non me lo ricordo. Divertenti fotomontaggi. Anche il nome dice tutto. Proviamola, va? Ok, ho aperto l'applicazione. Praticamente in cosa consiste? Che qua ci sono dei layout, no? In cui noi ci possiamo sostituire la nostra faccia. È veramente un'applicazione che vi cambia la vita dal punto di vista fotografico, perché vi consente di fare delle foto in cui non siete voi. Cioè c'è la vostra faccia ma non siete voi. Cioè non so nemmeno spiegarlo, ma vabbè dai, credo che abbiate capito il concetto che voglio dire. Ad esempio qua c'è un leone. Come sareste voi se fosse un leone? E beh, ci mettete la vostra foto e lo vedrete. Ah vabbè, qua c'è tutto quanto il tutorial, come fare. Guarda, qua ci sono anche altre cose. Vabbè, fatto, dai. Ho già preparato una foto da utilizzare, l'ho scattata prima e useremo quella foto, vediamo qua. Ecco, l'unica cosa che non ho capito, ad esempio qua nel leone, in altri, sono inclinati, girati, non so perché l'abbiano fatto, però è così. Poi però andando più avanti ci sono quelli dritti, andando molto più avanti. Intanto state vedendo quali tipi ci sono di questi layout che ci sono, vabbè. Ok, qua ci sono quelli dritti. Ma proviamo a vederne qualcuno a caso, va? Ecco, vediamo come sarei io. Ho già fatto la foto, la vado a prendere. Questa è la bella foto che ho fatto, che bella immagine. Ovviamente fatta apposta, non in quel modo. Cioè, non ho questa vera faccia. Sì, vabbè, lo vedete anche qua che non ho quella faccia. Accetta, vediamo. Ok, qua posso spostare, ridimensionare. Purtroppo, ecco, una cosa che non mi è piaciuta è che non è tutto automatico. Cioè, devo fare tutto manuale, però vabbè, oh. Ci sta di tanto in tanto. Ecco qua. Ah, che bello che sono. Ecco, ci manca soltanto che facevo la foto in bianco e nero, si attirava. Ah. Voi studiereste la fisica da uno scienziato fatto in questa faccia? Ok, possiamo salvare, se ne tocchiamo qua, salva. Ok, adesso cambiamo qua immagine, vediamo questo. Il bambino, vediamo, vediamo. Ecco, essendo che è girato, devo girare qui. Ecco qua, bello fatto. Cioè, col collo girato, no? Aspetta, in teoria potevo girare il telefono, non ci ho pensato, vabbè, ormai. Guardate qua, giuro che io non ero così quando ero piccolo, appena nato in sto modo. Poi con la barba, con i baffi. Ok, vediamo adesso un ultimo coso, vediamo. Bene, dai, versione Napoleone, vediamo. Carico sempre la stessa foto. Accetta. Accetta nel senso che accetta, non che potevo starmene zitto. Google Assistant mi sta dando questi brutti effetti, ve lo dico già. Ah, comunque vi avviso che il prossimo video sarà su Google Assistant. Ecco qua. Adesso mi sento un vero imperatore della Francia così. Ragazzi, spero che l'applicazione vi sia piaciuta. Spero che anche il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo, iscrivetevi al canale. Ci vediamo in un prossimo video e come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!